Dal Nero, le idee più importanti della mia vita arrivano sempre così, dal nero. Anche l'idea che sto per raccontarvi è arrivata all'improvviso, dal buio. E l'idea è questa: andrò in Antartide. E sarò la prima videogiornalista italiana ad andarci da sola con una telecamerina. Ma poi ho scoperto che andare in Antartide non è solo un'idea. Forse è qualcosa di più. Ore 23, passo del piccolo San Bernardo, fuori ci sono meno 8 gradi sotto zero. Benvenuti nella mia tenda, ma soprattutto benvenuti al campo di addestramento per andare in Antartide. Un campo di pazzi, no scherzo, un campo di persone coraggiosissime che desiderano andare in Antartide e che quindi vengono messe alla prova per una settimana qui in Val d'Aosta. Gli allenamenti in realtà cominciano in Emilia-Romagna, sul lago Brasimone. Qui, per una settimana, ti confronti con quelle che sono le paure ancestrali dell'uomo. Fuoco, aria, acqua. La galleria del fuoco è orribile, ma serve, perché in Antartide, nei laboratori della base, potrebbe scoppiare un incendio. E quindi bisogna essere preparati. Anche la radio è utilissima. Senza, il Polo Sud sarebbe ancora più pericoloso. Sono nel laboratorio 1, c'è una persona che sta male, mandami il medico. Sembra proprio di fare il militare, io che non l'ho mai fatto. Questa per esempio è la scaletta. Salire sulle corde, credetemi, è molto meno facile di quanto si pensi. Eccomi dunque qui, immortalata per la posterità, appesa a 7 metri d'altezza. Lo confesso, voglio scendere. Questa per esempio è la prova del gommone sul lago Brasimone. Prima ti insegnano a guidarlo, poi ti fanno indossare questa tuta enorme e pesante e ti costringono in velocità a gettarti all'indietro. Tutti abbiamo imparato moltissimo, non solo per l'Antartide. Abbiamo imparato infatti che se si crede in qualcosa, alla fine a questo qualcosa ci si arriva, e tutti insieme. Il gruppo è stato importantissimo. Ci siamo sostenuti a vicenda, ognuno ha fatto il tifo per l'altro e ha teso la mano. Alla fine anch'io sono stata ammessa. Auguro a tutti voi di poter vivere un'esperienza del genere, per scoprire quella forza che in fondo è nascosta in ognuno di noi.